Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Parlamento europeo vota sul Recovery Fund, la Lega e Fratelli d'Italia annunciano un'astensione. Il Movimento 5 Stelle dice che per loro vengono prima i sovranisti e poi l'Italia. Michel dice giorno triste per gli estremisti e la van der Leyen dice intensificare lotta alle frodi. È il giorno dell'Europarlamento, l'Assemblea si esprime sull'accordo raggiunto dai leader nei giorni scorsi. La Presidente della Commissione e la guida del Consiglio europeo difendono l'intesa ma riconoscono la pillola amara dei tagli al bilancio. Le destre italiane, tranne Forza Italia, non si esprimeranno a favore del patto che vede il nostro Paese primo beneficiario netto degli aiuti. Ferrara del Movimento 5 Stelle dicono voltano le spalle al Paese. Carabinieri arrestati, Ilaria Cucchi dice basta parlare di singole mele marce, i casi stanno diventando troppi, il problema è nel sistema, bisogna andare fino in fondo, dice la sorella di Stefano morto dopo un pestaggio, non si facciano sconti a nessuno come hanno dimostrato magistrati coraggiosi nell'indagine sulla morte di Stefano, basta parlare di singole mele marce, i casi stanno diventando troppi. Il generale Nistri dice massimo rigore, intanto la Procura Militare di Verona ha aperto un fascicolo d'indagine. Ospedale in fiera a Milano, la Guardia di Finanza acquisisce atti nella fondazione di comunità. A fine maggio era stato il sindacato ADL Cobas Lombardia a presentare un esposto in procura chiedendo di fare accertamenti e valutare eventuali profili di responsabilità in merito alla costruzione dell'ospedale. L'inchiesta, al momento conoscitiva, è coordinata dal PM Cristiana Roveda e dall'aggiunto Maurizio Romanelli. Audio Berlusconi, il giudice Franco cercò di registrare i colleghi della Cassazione nella Camera di Consiglio della sentenza Mediaset. A raccontare la vicenda è Repubblica che cita due fonti interne alla magistratura. In Camera di Consiglio vi fu un rumore, il giudice Franco si alza di scatto, mette le mani in tasca come a chiudere qualche cosa, a premere un tasto, imbarazzato, così apparirebbe ai colleghi, esce e va in bagno. I componenti della Corte non confermano e non smentiscono, sono legati dal segreto, che viene annullato soltanto quando c'è l'obbligo di denuncia. In quel caso i giudici presero atto che non c'era reato. Carceri, il direttore del GOM dall'antimafia dice dai detenuti al 41 bis offese a Di Matteo e Gratteri, irregolare, spesso affermazioni forti. Il generale di brigata Mauro D'Amico, audito dal Palazzo San Macuto, ha detto il punto importante che quando il GOM invia queste informazioni, lo ha poi aggiunto appunto, qualcuno le prenda in considerazione, ci sono spesso affermazioni forti che andrebbero vagliate dalla magistratura competente. Notizie da Treviso e dal Veneto. Doppio incidente in A4, chiusi i caselli di Cessalto e San Donà verso Trieste. Il primo ha coinvolto un furgoncino che trasportava 6 persone e un auto articolato, e il secondo invece 2 mezzi pesanti. La Camera onora De Poli. Martedì in aula l'elogio di Dino De Poli fu infatti onorevole tra il 1968 e il 1972. Fece parte della componente delle commissioni industria e giustizia. Scuole elementari e medie di Treviso, aule ricavate anche in atrio. Gli istituti della città si preparano al nuovo anno con i parametri del distanziamento, dalle Serena alle Stefanini, insomma, dove e come appunto le classi si sono dovute riorganizzare e crescere. Pedopornografia, impiegato di Preganzioni, guai per 25 euro, insospettabile di 23 anni, acquista immagini proibite di minorenni con la sua carta di credito, e ci sono comunque perquisizioni in tutta Italia. Oderzo, il giallo della morte di Loris Colusso, la figlia dice papà eri buono in una società di sciacalli. La modella e store manager di Oderzo, Selena Colusso Vio, è corsa a Bratislava. Alcuni testimoni l'avrebbero visto gettarsi nel Danubio, ma non lo hanno segnalato. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti per le prime notizie.
Luto nella città di Gorizia per la tragica scomparsa del giovane Stefano, morto dopo essere caduto dentro un pozzo durante delle attività ludico-ricreative al centro estivo. Purtroppo non ce l'ha fatta neppure il 14enne, che la scorsa settimana era stato soccorso mentre faceva il bagno nel fiume Meduna. A Roveredo in Piano, una ragazzina di 13 anni, mentre si recava in bici a fare la spesa per i nonni, è stata investita da un'auto. Non è in fin di vita, ma le sue condizioni rimangono gravi. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, e continuiamo con le notizie, appunto, scusatemi, dal Friuli Venezia Giulia. Muore, come dicevamo, dopo il volo nel pozzo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, affidato l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del piccolo Stefano. I salesiani hanno deciso che i centri estivi ricorderanno Stefano, non fermando le proprie attività. La Procura della Repubblica di Gorizia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del piccolo Stefano, il bambino di 13 anni che ha perso la vita dopo essere caduto all'interno di un pozzo profondo 30 metri, mentre stava giocando con gli amici durante un'attività organizzata dal campo estivo dei Salesiani in una porzione del parco di Palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia. Coronavirus a Udine, un paziente in terapia intensiva. Si tratta di una persona che ha avuto contatti con l'area balcanica ed era già ricoverata. Dopo diversi giorni, oggi si registra un nuovo paziente Covid in terapia intensiva. Ne dà notizia il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che in un tweet sottolinea come l'ospedale di Udine abbia riattivato nel giro di pochissimo tempo il reparto per accogliere il paziente. Si tratta di una persona che ha avuto contatto con l'area balcanica e si trovava già ricoverato nel reparto malattie infettive del Santa Maria della Misericordia. Incidente mortale lungo la A4. Lo scontro tra due mezzi pesanti non ha lasciato scampo a un conducente. Un altro incidente a pochi chilometri di distanza a Cesalto. Insomma, c'è una persona deceduta in un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti lungo la A4. Lo scontro è accaduto poco dopo le 14:30 nel tratto compreso fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per uno dei due conducenti non c'è stato nulla da fare. Cavarserani blindata, volontari a supporto delle forze dell'ordine. Dopo l'ordinanza di Fontanini, la struttura udinese è costantemente presidiata per evitare contatti degli ospiti con l'esterno. Ci saranno anche i volontari della Protezione Civile regionale a dare supporto alle forze dell'ordine e alla polizia locale nelle attività di presidio all'ex caserma Cavarserani di Udine. E quanto disposto dal decreto firmato oggi dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in qualità di assessore alla Protezione Civile. Rissa in Borgo Stazione, aggrediti due poliziotti. A Udine, arrestati due stranieri. Uno aveva con sé anche un manganello. Gli agenti hanno recuperato anche una bici rubata. Ancora una rissa in Borgo Stazione a Udine. Ieri pomeriggio, due stranieri sono stati arrestati dopo che avevano aggredito anche gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per placare gli animi. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.